ci unirà un'amicizia marciana, un legame devozionale per il comune santo patrono. Questa amicizia marciana sia occasione per riscoprirci prima di tutto amici del Signore. Questa sera si stringe un patto di amicizia, si instaura un rapporto, una relazione nel nome di San Marco Evangelista che ci accomuna appunto. Ecco, è bello quello che ha detto Don Pasquale, questa amicizia marciana, no? Nel segno proprio di Marco, che è il patrono delle nostre comunità. È un momento molto bello questo che abbiamo vissuto questa sera, all'insegna della comunità, della condivisione con le due comunità, con il parroco Don Antonio, con il sindaco, ed è stato anche, diciamo, l'inizio di uno scambio che ci sarà già da questo prossimo 25 aprile in occasione della festività di San Marco, una delegazione di Castellabate che sarà a Torricella, e poi speriamo di ricambiare successivamente la visita in maniera tale da istituire anche questo gemellaggio, da portarlo avanti come momento di condivisione appunto nella fede e di scambio anche culturale fra queste due comunità. E credo che siamo abbastanza uniti in tante cose, soprattutto perché siamo al sud, è un paese particolare dove voi poi avete dato l'espressione massima di quella che è l'accoglienza che noi possiamo dare, e noi stiamo cercando di portare avanti questa grande esperienza che ci porta poi ad unire anche tanti altri valori tra i vari comuni che stiamo visitando e che ci vengono a visitare. È la prima volta che viene qui a Castellabate, com'è stata l'accoglienza? Beh, è la prima volta sicuramente che vengo, l'accoglienza è come quella che immaginavo di un paese che sicuramente è famoso per il film che è stato girato, è tutto vero quello che è stato detto, e secondo me è stata una bella cartolina, un biglietto da visita importante per questo territorio e per il sud in genere. Vi aspettiamo a Torricella, in provincia di Taranto. Assunta Niglio porterà i saluti di Castellabate e siglerà questo patto di amicizia proprio lì a Torricella. Che cosa porterà il comune lì per suggellare questa unione? Saremo lì con il responsabile dell'ufficio di promozione turistica del comune di Castellabate, Enrico Nicoletta, e alcuni produttori in rappresentanza della comunità di Castellabate. Dopo Camogli è il secondo patto di amicizia che mi vede, diciamo, in parte protagonista, e di questo sono veramente felice e orgogliosa. Come unico comune denominatore c'è questo mare che unisce delle realtà apparentemente lontane ma fondamentalmente molto vicine per cultura, storia e tradizione.